grazie di essere qui. Una sola parola per ringraziare Gaia Varone e Anna Gaste che ci intratterranno su questa magnifica carrellata musica e arte. Questa è la prima di una serie che però andrà fino a metà novembre. Si arriva all'epoca di Elisabetta I, regina d'Inghilterra, che come sapete è un po' il simulacro della bellezza, una specie di immagine di Madonna laica, che è l'immagine della nazione, e i suoi capelli sono finti, sono una parrucca, lei portava dei capelli cortissimi e sotto una cuffia che li tratteneva, e questa gorgiera che vedete di pizzo straordinaria veniva tenuta dietro con un cavalletto che la teneva rigida in modo che la testa fosse, come dire, staccata dal corpo e gli facesse una specie di aureola, si può dire, come quasi a divinizzarla in terra. C'è un resoconto molto interessante di un diplomatico scozzese, James Melville, che riferisce di aver avuto un incontro sua disegno riservato con la regina, in cui lei lo interrogava se fossero più belli i suoi, lei, capelli o quelli dell'altra regina, della di lui regina, cioè la rivale Maria Stuarda, naturalmente, e con una serie di domande fino a chiedere ma suona la regina Maria Stuarda, e incautamente Melville risponde reasonably for a queen, cioè basta per essere una regina, tutto sommato accettabilmente bene. Quindi Elisabetta fa in modo che questo Melville si trovi ad ascoltarla di nascosto mentre lei suona il virginale, naturalmente lei suonava spessissimo il virginale davanti agli uomini, ma qui crea tutta questa piccola recita per cui lui poi si deve scusare di averla ascoltata, e naturalmente è costretto a dire: voi suonate magnificamente, infinitamente meglio di Maria Stuarda. Era assolutamente questo l'obiettivo. Eccole qua, la Parisienne, la Bonne Femme, cioè sono tutti tipi di parrucche con sopra anche il rivestimento, perché non era solo la parrucca, impomatata e incipriata, immaginatevi. E poi sopra aveva degli ammenicoli, che per cui ogni signora portava in giro, come dire, una specie di zoo sulla testa. Uno zoo purtroppo anche di animali, come ben sapete, per cui nasce quell'idea di quella lunga manina, come dire, per riuscire a entrare nei capelli, a togliersi i pidocchi e tutto quanto faceva spettacolo. Ci siamo nel 1798 e Beethoven è ancora relativamente giovane, si sta facendo le ossa, vuole farsi conoscere a Vienna, e quindi si appropria con una capacità mimetica considerevole, ma già con un altro pensiero in realtà, dello stile, del modo di scrivere di Mozart e di Haydn. 1798, passano 4 anni. 1802, altra serie di sonate, fra cui quella molto conosciuta della Tempesta. Allora, il movimento finale della Tempesta, e qui c'entra, è lo stesso anno praticamente del quadro del ritratto di Madame Récamier, perché questo è, se non ricordo male, nel 1801, e le sonate vengono pubblicate nel 1802, quindi è veramente lo stesso momento storico. Ecco, quello che succede tecnicamente è che l'ornamento, cioè l'elemento, diciamo così, ornamentale, l'elemento di superficie, è diventato la struttura, cioè diventa l'ossatura del brano, è l'architettura stessa, non è praticamente più possibile distinguere struttura e ornamento che ci sta sopra.